grazie Pietro, una bellissima presentazione, piena di suggestioni anche filosofiche. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda al nostro ultimo relatore? Allora ne faccio una io, perché io ancora non ho capito bene questa cosa sui pesticidi. Emanuela Vace sorriderà perché l'ho già chiesta tre volte e lei mi ha risposto tre volte, ma io continuo a non averla capita. Allora sarà un compito difficile. Scusa per questo, però io ho capito questo, sì. Mi è sembrato di capire che diciamo a livello locale, regionale, immagino va fatta una prima valutazione preliminare per stabilire se c'è il rischio di trovare pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee, se questo rischio c'è si fanno i monitoraggi oppure non è così, cioè, perché ho capito che alcuni non li fanno perché non li devono fare e però non ho capito che diciamo tutti devono fare il monitoraggio dei pesticidi, ci sono delle norme, c'è la direttiva quadro acque che dà il mandato di esplorare tutto quello che in termini di pressione antropica può determinare un inquinamento, quindi agricoltura e industria, quindi tutte le regioni hanno questo mandato. Il tema pesticidi è complicato perché parliamo di un numero grandissimo di sostanze e un monitoraggio fatto con parametri tabellari, secondo le norme di legge, si concentra su poche sostanze, al massimo alcune decine di sostanze. Nel rapporto pesticidi, nell'ultimo rapporto siamo arrivati a cercare 365 sostanze e non è completo e non è ancor meno omogeneo. Il problema è questo, è che ci vuole il monitoraggio dei pesticidi nelle acque, è molto oneroso perché la sorgente di contaminazione interessa gran parte del territorio nazionale, le sostanze da cercare sono tantissime, ci vuole uno sforzo organizzativo, economico, anche strumentale, non indifferente. Molte regioni sono indietro, diciamo che con il nuovo sistema nazionale per la protezione dell'ambiente si potrà fare molto. Noi da tempo diamo delle linee guida su delle sostanze da cercare, quindi il monitoraggio, c'è stata un'evoluzione notevole per impostare in modo corretto un monitoraggio sulla base delle sostanze presenti in regione. Non so se ora ho chiarito. Abbastanza, ma devo studiare, grazie. Allora, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio i miei colleghi del Comitato Tecnico del RAU che hanno ovviamente svolto la parte più onerosa dell'attività, ringrazio la rete dei referenti, quindi quella costituita da tutte le ARPA, il gruppo di lavoro comunicazione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e poi i colleghi dell'ISPRA, dell'ARPA Emilia Romagna e di ARPA Piemonte che hanno lavorato con noi per la realizzazione del Focus. Grazie, all'anno prossimo.